Arrivo a Matera verso le 11 del mattino. Avevo letto nella guida che è una città pittoresca, che merita di essere visitata, che ha un museo d'arte antica e delle curiose abitazioni trogloditiche. Ma quando esco dalla stazione, moderna, lussuosa, con pietre lucide, esco dalla stazione e Matera non c'è. La città non si vedeva. Matera non si vedeva. E allora? Allora andiamo a cercarla. Ora incominciano le dolenti note a farmisi sentire. Or son venuto là dove molto pianto mi percuote. Una strada che da un lato è fiancheggiata da vecchie case, dall'altro costeggia un precipizio. In quel precipizio c'è Matera. Questa scarpata è i sassi di Matera, sasso caveoso e sasso barisano. Quei sassi hanno la forma con cui a scuola ci immaginavamo l'inferno di Dante. E come gli stornei ne portan l'ali, nel freddo tempo a schiera larga e piena, così quel fiato gli spiriti mali di qua, di là, di su, di giù, li mena. E mentre scendevo, la strada passava sopra i tetti delle case. Anzi, la strada era il tetto delle case. Case sono grotte. Le porte erano aperte per il caldo, alcune con delle facciate, con dei modesti ornati settecenteschi, altre non avevano nemmeno la porta. Si entrava dall'alto, attraverso botole e scalette, e io ho visto dentro quei buchi neri scavati nella terra. Ombre portate dalla detta briga. Tavoli, sedie, letti, panni stesi, e sdraiati sul pavimento cani, pecore, maiali, bambini. Chi son quelle genti che l'aura nera si castiga? Bambini. Maestro. Così vivono 20.000 persone. Di bambini ce n'erano un'infinità. C'erano più bambini che mosche. E le mosche erano migliaia. Ti entravano negli occhi. Quei bambini sotto il sole nella porta. Anche questa. Puntavano da tutte le parti. Anche questa è l'Italia che Adriano incontra al ritorno dall'America. In America ha visitato 150 fabbriche. Dall'America ha portato una cassa con 50 volumi sulla tecnica e l'organizzazione della vita nelle fabbriche e sulla tecnica e l'organizzazione della vita delle città, l'urbanistica. Negli anni 50, con i denari del piano Marshall, Adriano tenterà di promuovere la costruzione di un nuovo villaggio per sfollare gli abitanti dei sassi di Matera. Adriano pensa a case adatte a quegli abitanti trogloditici, abituati a dividere il giaciglio con gli animali. Pensa a case piccole, con aie, fienili, cortili, stalle vicine alle case. Soltanto 200 famiglie abiteranno il nuovo villaggio della Martella. Tutti gli altri andranno a popolare casermoni di cemento armato. E così diventa famosa una fotografia che trovate in tutti i sussidiari di urbanistica. Un contadino che trascina il suo asino su per le scale fino al quinto piano. Signor, dacci pinigri davano, ma io non capivo quello che mi dicevano. In quel loro dialetto incomprensibile. Fermi, bambini, fermi. Cosa volete? L'elemosina?